Siamo a Taranto in via Ancona e qui si starebbe per commettere l'ennesimo scempio, l'abbattimento di alberi. Magari ci saranno anche ragioni dettate dalla legge per i pericoli che gli alberi piegati comporterebbero, ma viva Dio, qui a Taranto si pensa solo ad abbattere gli alberi. E parliamo con alcuni cittadini, veramente due cittadine della zona che hanno sollecitato le nostre telecamere. Io sinceramente non riesco a capire perché l'abbattimento di alberi, quando invece sarebbe più semplice prendersi cura del verde, cosa che qui a Taranto penso ci sia poca cultura, ci sia una predisposizione a tagliare forse i costi, non so, è più facile abbatterli che curarli. Ma è un'altra signora, un abitante della zona. Io sono cresciuta qui, mi domando come mai si siano fissati l'agronomo su questi alberi, che comunque mantenendo, tagliando un po' la chioma e tutto, non dovrebbero dare problemi. Nel quartiere ci sono alberi pericolosi dove passano e giocano bambini e quelli non sono tenuti in considerazione. Io mi domando il perché. Il vice sindaco, io aspetto. Lo noce. Lo noce, aspetto risposte. Io l'ho contattato personalmente, lui mi ha detto, dice, l'agronomo applicherebbe la legge se gli alberi sono, spendono oltre una certa gradazione, devono essere abbattuti. C'è un albero dietro l'angolo qui che è quasi a terra, lì giocano bambini, si arrampicano anche bambini. Lì l'agronomo non l'ha notato, non lo so perché. Ebbè, noi vogliamo che non si facciano due pesi e due misure, ma al di là di tutto noi vogliamo che nessun albero venga abbattuto, vogliamo la vita. Taranto è diventata una città di morte, con la fabbrica di morte chiamata Ilva. Se poi andiamo ad abbattere anche gli alberi che rappresentano la vita, beh, forse è meglio chiuderla proprio questa città.